Mega haul su AliExpress. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E ben trovati sul canale. Oggi insieme facciamo una haul creativa. Questo video non è, scriviamolo qua, non è in collaborazione con AliExpress. Ho tutto pagato io, tutto. Un pomeriggio mi sono messa davanti al PC e ho cercato delle cose che mi facessero risparmiare nell'esercizio della mia professione creativa, perché ovviamente, vedrete, ho comprato delle cose che in Italia hanno un prezzo a dir poco esagerato, nel senso che hanno un prezzo molto alto, e siccome a me serviva un po' di roba tutta assieme, non volevo spendere 400 euro per comprare tutte queste cose, ma ho speso una novantina di euro e ho preso tutto quello che mi serviva. Sono quasi tutte cose per la creatività, per le card e soprattutto per la Big Shot. Sono tantissime fustelle e le ho trovate su AliExpress. Ora vi faccio vedere cosa ho preso e anche come funzionano passandole in Big Shot o proprio usandole insieme a voi. Ho qui davanti a me il mio PC con tutti i dati dei miei ordini, così da vedere anche i prezzi. Come prima cosa, una cosa che non vi mostrerò in messa d'opera adesso, magari lo vedrete durante i video, è un libretto di oro in fogli, 100 fogli 16x16 di oro francese, quindi oro finto ovviamente, a solo, e dico solo, 2,99 euro. Questo in Italia, per intenderci, costa circa 7-10 euro a seconda di dove lo comprate, quindi è stato molto molto conveniente. Ho guardato le fogliette d'oro e la qualità è la medesima di quella che si compra anche in Italia, quindi potendo risparmiare, why not? Cominciamo con le fustelline, le fustelle per la Big Shot. Per chi non lo sapesse, le fustelle sono delle formine metalliche che, pressate con sopra un foglio di carta, incidono e tagliano la carta o la embossano, cioè danno la forma a rilievo. Queste due fustelline creano delle girandole di carta che poi arrotolate danno vita a delle roselline, a dei fiorellini. Io vi ho insegnato a farle a mano libera, vi metto il link dove c'è lei col pallino, ma se dovete fare una cosa come centinaia di fiori, così certo vi sbrigate molto facilmente. Le formine su AliExpress sono vendute a 2,75 euro e sono molto molto carina, perché per dare questa forma così movimentata, farle a mano è davvero non difficile, ma ci vuole davvero molto tempo, quindi contenta di averle prese. Mentre io parlo, vedete anche la resa in macchina sulla Big Shot di queste formine. Questo invece, che è un fiorellino solo con un movimento diverso del petalo, è venuto soltanto 94 centesimi, quindi in proporzione meno degli altri due. Eccolo qua, e lui fa la rosellina classica. Molto molto carine queste fustelline. In Italia i prezzi crescono, queste arrivano anche a 10-12 euro l'una. Poi un set di 8 fustelle quadrate e impunturate, vi faccio vedere la più grande, sono in ordine decrescente. Questo set da 8 fustelle è costato 3,13 euro ed è troppo carino per forare la carta a mo' di quadratino. Sapete quando dovete fare delle card con un foro al centro? Ecco, qua c'è dal quadratino più piccolo, che è questo qui, 8 misure fino al quadratone più grande. Potete fare anche quindi delle incorniciature differenti. Molto bello questo set, non vedo l'ora di utilizzarlo per qualche lavoretto su Arte per te. E capite bene che così comprare le fustelle diventa più umano, perché queste in Italia costano molto molto di più. Magari voi mi direte la qualità è superiore, non lo metto in dubbio, ma per quello che devo farci io delle piccole cose da farvi vedere sul canale, a me bastano più
queste. Continuiamo sulla stessa falsariga, questo set 2,66 euro e sono sulla stessa falsariga di quelle un set da 2, 4, 6 pezzi di tagli ovali. Qua vedete il taglio ovale e poi tutto sul bordo anche l'impunturina, non so se riuscite a carpirla, molto molto carine. Sono 6 fustelle a 2,66 euro. Come stupende sono anche queste tonde, 2,54 euro, 8 fustelle tonde. Sapete quante card si possono fare? O semplicemente tagliare le forme a cerchio della carta e un attimo passate in Big Shot dalla più piccola alla più grande, via via sempre di più, in ordine crescente ci sono tutte le misure, da questa piccolissima a questa enorme. 8 bellissime fustelle, 2,54 euro, yeah! Fustella angioletto, in previsione sempre della comunione di Enzo che sarà tra qualche tempo, ma anche in previsione del Natale, dei bigliettini del Natale, ho preso questa dolcissima fustella a forma di angioletto a 2,91 euro. Guardate che delizia! Questa può essere sempre usata per i bigliettini nascita piuttosto che per Natale. Bellissima anche la fustella scatolina, che in Italia costa un botto, qui ho trovato a 3,71 euro. Questa ha bisogno di due passaggi per fare la scatolina completa e questa è la fustella con cui si fa. Questa risolve un sacco di problemi per le comunioni, le cresime, a 3,71 euro non potevo farmela scappare. E guardate come funziona bene, guardate nelle immagini che bella pressatura che fa. Appena ho visto questo set ho detto devono essere miei, poi ho letto il prezzo, ok, ho detto sono miei per forza. A 2,46 euro un set di 10 fustelle con fai etichetta, per intenderci, guardate, c'è questa. Non è un amore? Immaginate i bigliettini contornati da delle etichette impreziositi da queste cornicette. Ve le faccio vedere tutte perché queste sono tutte diverse. Questa. Che carino, guardate questo tag. È delizioso. Questo ovale, in pratica con questo si potete fare un sacco di tag bellissimi e impreziosire le vostre card. Questo, guardate, lo metto contro la mia maglietta, si vede meglio. Questo. L'unico pericolo nel navigare su AliExpress è che poi uno faccia un carrello da centinaia di migliaia di dollari, perché effettivamente costa tutto pochissimo, ma è la somma che fa, com'è? È la somma che fa il totale. Ecco questo piccolo. Questo ovale, insomma, tanti, ce n'è una anche microscopica, è qui dentro la bustina, non so se riuscite a vederla, non l'esco per paura di perderla. Insomma, le avete viste tutte all'azione in un unico foglio di carta, avete visto come in un secondo ho fatto 10 tag differenti, bellissimi. 2 euro, quanto sono stati? 2,46 euro tutti. Come stupendi sono anche i cristalli di neve, 1,98 euro, 4 cristalli di neve, che adesso sono un po' anacronistici visto le 40, questi 40 gradi che ci sono fuori, ma ragazzi appena arriva l'inverno, che meraviglia! Chi è che ritaglia una cosa così a mano? Io ogni tanto mi sono cimentata, ma è da psicopatici, credetemi, avendo la Big Shot 2, 3 e 4. Sono 4 disegni, sono stupendi. Adoro le fustelle, facilitano il lavoro, specie per chi fa bomboniere, per chi fa bigliettini, come mestiere sono meravigliose. Stupenda questa, è quella forse che è costata di più, 7,95 euro, ma fa la scatolina classica, e l'ho comprata per le bombonierine di Enzo di quando sarà, quando si farà la comunione. Enzo ancora la comunione non la sta facendo subito, la farà da 3 anni credo,
però io mi pongo in anticipo. Eccola qua, è la scatolina quadrata, per intenderci quella che ho fatto per le bomboniere di Enzo a mano per Super Mario, togliendomi l'esistenza, facendole a uno 40 scatoline. Con queste ci avrei impiegato 5 minuti e sarebbero venute perfette. Bellissima anche questa fustella, è 7,99 euro, quant'è? 7,59 euro, è pochissimo, perché queste non si vergognano a chiedere 25 euro dalle nostre parti. Così come bellissima è anche la fustella per le scatoline da gioielleria, pagata 4,99 euro, la tipica scatolina, quell'ovale con le alette laterali che si chiudono. Questa qua, molto 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 carina, e come vedete il corpo della scatolina è anche bello grande, quindi molto molto carina, 4,99 euro. Anche questa si fustella due volte per fare una scatola intera. Altra scatolina, tipo quella del latte, deliziosa anch'essa, a 3,71 euro, che quando mi è arrivata ho detto ma che carina già la formina, è questa qua. Anche questa fa una scatolina deliziosa, 4,24 euro, qui in Italia le cercavo, è difficilissimo trovarle, poi a Catania non ne parliamo, avrei comunque dovuto fare un acquisto sempre su internet, tanto vale, ma soprattutto sono costosissime, e qui con 2,24 euro il gioco è fatto. Benissimo, contentissima di questi acquisti, sempre per la... Quante cose devo fare per la comunione? Mi sa che qualcuno la conservo per la cresima. Sempre per la comunione di Enzo, comunque sempre per le festività natalizie, questo bellissimo angelo, stupendo, tutto intagliato con effetto pizzo, veramente veramente stupendo, spero si veda, vedrete sicuramente meglio l'effetto che fa passato sulla Big Shot. Passiamo adesso ad un altro settore, quello dell'embossing, cioè tutti quegli accessori, quelle per la goffratura della carta, cioè per dare uno spessore operato alla carta. Sono, vi faccio vedere per capirci, delle mascherine in plastica entro cui si mette il foglio di carta che viene pressato sotto la Big Shot. E allora sono queste texture, vedete? Queste mascherine con queste texture particolari, tutte damascate, questa ha un ramage tutto stupendo, che appunto imprimono questa fantasia sulla carta facendola ondeggiare con queste decorazioni. Questa per esempio è costata 4 euro, poi ne ho altre che sono costate 2 euro. Ora io vi metto il link qua sotto, è inutile che vi dica di ciascuna quale prezzo avesse, perché ritrovarle attraverso una fotina microscopica qui è difficilissimo. Ho preso questa, poi ne ho prese 1, 2, 3, 4, 5 e 6. I più intelligenti mettono in nero la texture in modo che chi è davanti possa vederla, tipo questa è una, con il disegno che viene prestato, poi sarebbe questo qua, stupendo, 2,31 euro, pensate un po'. Poi a 2,94 euro ho comprato un set da 10 arrotolatori per carta, sapete quelli che io uso quando faccio keeling, qua c'è una fessura, si inserisce la carta e poi viene agevole arrotolare. Quindi ho comprato una serie di spessori per i tappetini, per le piattaforme della Big Shot. Sapete che lei ha dei tappetini che creano spessori differenziati a secondo del taglio che si vuole dare, quelli che fanno crack crack quando passate con la Big Shot, e ne ho presi queste tre lastre di spessori, come vedete, differenti, che mi serviranno appunto per passare e spassare con la mia Big Shot. Vi dico i prezzi di questi tappetini, ma sono però più piccoli di quelli della Big Shot originale, e sono comunque sulle 4 euro a pezzo. Questi in Italia costano un bel po' di soldi. E poi ne ho preso uno gommato per fare in modo che al passaggio non tagli ma incida solo la forma della fustella. Ci sono appunto delle metodologie con cui si può semplicemente imprimere la forma senza tagliare. Questo è tipo morbido di gomma piuma, e anche questo è costato sulle 4 euro. Ultima cosa che vi faccio vedere
sono queste bustine per caramelle col mostro disegnato per un'eventuale festicciola di Enzo, per sapete il cadeau che si dà. Ho preso queste perché sono carinissime, perché poi questo mostriciattolo fatto a forma tipo di M&M's dentro si vede con tutte le caramelle come se le avesse mangiate lui, e sono carinissime. E questa scemata è costata tipo 50 centesimi, una cosa proprio, sono 100 bustine a pochissimo prezzo. Vi metto comunque il link, io ricordo che sia sui 50 centesimi. Ultima cosa che vi segnalo e che ho comprato è un timbro, è piccolissimo, è costato 2 euro ed è una base per i timbrini. Questo poi, una volta tolta la carta, è tutto trasparente e qui aderiscono sulle varie facce, sulle facce aderiscono i timbrini in silicone che poi vanno così tamponati e poggiati sul foglio di carta. 2,89 euro questo piccolino, è molto molto carino. Bene, questi miei acquisti su AliExpress, una haul creativa, è la prima volta che lo faccio e sinceramente io non ne faccio tante haul creative, innanzitutto perché non mi va di mostrare tutto quello che compro, perché non vorrei indurvi nell'acquisto smodato, fermo restando che io con queste cose ci lavoro e voi siete utenti che le usate magari per diletto, quindi non vorrei spingervi troppo a fare degli acquisti inutili in un certo senso. Mi vedete usare le cose nei video e quando vi viene la curiosità ve le andate a comprare, sono contenta così. Questa haul invece ve l'ho fatta perché ho ravvisato una forte forte convenienza, e siccome lo scrapbooking è una cosa che sta andando tanto di moda e che ha dei prezzi assurdi per molti aspetti, ci sono dei prezzi veramente esagerati in giro, e lo dico io da addetta ai lavori, anche perché i materiali sono quasi tutti made in Cina, poi quelli che vengono venduti dalle case di scrap. Quindi ho detto, suggerisco ai ragazzi, compro delle cose che mi servono, le provo e se funzionano poi faccio sapere ai ragazzi che c'è anche questa possibilità. Quindi questo non è un video promo per AliExpress, è assolutamente, non mi ha inviato nulla AliExpress, è solamente un video guida risparmio magari per chi vuole fare questa cosa ma non vuole spendere poi tutti questi soldi. Spero che vi sia utile, se è così fatemelo sapere con un pollice in su, commentando qua giù le cose che più vi piacciono e segnalandomi se c'è qualcosa che magari mi è sfuggita e che vorreste vedere in azione. Chissà, magari mi serve e deciderò di acquistarla. Se questi video guida e questo genere di video vi piacciono, fatemelo sapere perché io posso anche farne altri. Così come mi interesserebbe sapere se vi può piacere che io vi mostri una serie di colori che ho, ve ne descriva così parlando, prendendoli in mano, facendoli vedere, vi descriva parlando le differenze tra uno e l'altro tipo, che ne so, di matite o di acrilici. Fatemi sapere e io vi metterò in opera per creare questo nuovo genere di contenuti tipo guida all'acquisto. Basta ragazzi, adesso devo staccare perché qui ci sono 45 gradi all'ombra e io mi sto liquefacendo davanti alla videocamera, quindi scusate per il rumore di sottofondo ma la finestra è apertissima. Se vorrete trascorrere l'estate con me vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa, Ombretta e naturalmente il canale di Enzino, Poti Toys, in realtà il canale di Gabriele che è insieme ad Enzino fa vedere i giocattoli del piccolino di casa, Poti Toys. Quindi ragazzi, vi aspetto su tutti i miei social, ma soprattutto vi aspetto qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona estate creativa e ci vediamo al prossimo video, ciao!